500 volontari che di fronte ad una quarantina di supermercati raccoglieranno aiuti per 5.000 persone indigenti del territorio. Nel Cassinate si spera di superare il record dello scorso anno quando la colletta alimentare ha raggiunto risultati davvero importanti. L'anno scorso abbiamo raccolto 16 tonnellate e mezzo di alimenti ed abbiamo coperto 40 punti vendita, 40 supermercati. Ci hanno dato una mano circa 600 volontari. Quindi, come detto prima, il motore pulsante di tutta questa iniziativa sono proprio le associazioni di volontariato. Sono le stesse associazioni che poi riceveranno gli alimenti donati in questa giornata e che distribuiranno alle persone che loro assistono, le persone bisognose del territorio. La giornata per la raccolta dei generi di prima necessità, che poi verranno distribuiti alle famiglie indigenti, è fissata sabato prossimo, 28 novembre. L'iniziativa è stata presentata in comune a Cassino, alla presenza anche di altri sindaci della zona. Torquino si impegna molto in questo tipo di attività, grazie alla sinergia straordinaria che si è instaurata in questi anni tra il comune di Aquino e questa associazione e l'associazione Menzana del presidente Pellegrini. Per il terzo anno proponiamo e aderiamo convintamente a questa iniziativa, sapendo di poter contare sul forte spirito di coesione della nostra gente. Tante le famiglie aiutate dalle associazioni del territorio, una situazione, ha spiegato il sindaco di Cassino, dovuta anche alla crisi del settore automobilistico che negli ultimi anni ha affossato tutta l'economia della zona. Noi abbiamo sofferto e soffriamo ancora, anche se le prospettive sono migliori, la crisi del settore della produzione dell'automotive. Questo si è inevitabilmente riflesso sui bisogni della gente e quindi sull'aumento della povertà sia assoluta che relativa.